Eccoci qui alla gelateria artistica Cuore di Panna. Siamo in compagnia di Walter Catani, uno dei più grandi talenti emergenti della musica jazz ennese, siciliana e chissà, magari presto nazionale, internazionale, perché no? Questo sicuramente è l'obiettivo di Walter, che è qui, I am here, così come il nome di questo primo tuo lavoro. Sì, questo è il mio primo debutto, così, con il mio primo album, il mio primo progetto discografico. È nato da un percorso riflessivo riguardo, insomma, il rapporto tra me e la popular music, cioè la musica contemporanea che ci circonda, in continua evoluzione. Quando nasce l'artista Walter Catani? Nasce l'artista Walter Catani prima con delle rock band locali. Poi, in seguito ai primi concorsi musicali, nasce il Walter Catania solista, no? Che, insomma, circa 2 anni fa inizia il proprio progetto, si affaccia al mondo degli inediti, quindi non solo esecutore ma anche compositore, e da lì si arriva ad oggi con il mio album. Walter, hai già conseguito premi prestigiosi? Prestigiosi, se così lo si possono definire. Comunque sì, ho partecipato a numerosi concorsi, ho il terzo premio al concorso internazionale di musica Castrovillari Pollino, poi ho partecipato al Tour Music Fest, arrivando in semifinale, quindi a Roma, e poi da lì a numerosi concorsi, sia in ambito, quindi, alla chitarra jazz, nella realtà senese, e anche la musica classica con la chitarra classica. E c'è qualcuno a cui ti ispiri in particolar modo? Ma in particolar modo no, varie influenze sicuramente, a partire dai miti del rock, del blues rock, del jazz, della musica classica, insomma. Il concetto musica, mi piace attenzionare il concetto musica a 360 gradi, e quindi non limitarmi esclusivamente su pochi generi, insomma, nello specifico. Chi vuole ascoltare Walter Catania cosa deve fare? Walter Catania oggi è presente sulle più importanti piattaforme digitali, quale Amazon, quale iTunes, insomma. Faccio parte dell'etichetta, sono entrato a far parte del team, se così lo possiamo definire, della Videoradio, che è una delle più importanti etichette discografiche italiane, e la distribuzione dell'album sarà, insomma, a cura della self-distribuzione, che è una delle più importanti aziende di distribuzione musicale italiana. Ci vuoi fare sentire? Vuoi fare sentire a chi ci segue su sicilianews.tv, magari, non so, un assaggio di un tuo pezzo? Qual è il tuo pezzo migliore? Ma il pezzo migliore, non c'è un pezzo migliore. Insomma, il pezzo dove ci si esprime di più può essere, insomma, il terzo brano, che è della tracklist, ed è il Equinox of Love. Ti faccio ascoltare. E allora faccio una cosa, io saluto i nostri web spettatori, in bocca al lupo a Walter Catania, e ci godiamo la sua musica.